Pronto, redazione di Multiplayer.it, sono Carlo. Sì, certo, la lista dei migliori giochi del 2023, sì. Certo, siamo d'accordo, sì. No, ma non lo stiamo mettendo in dubbio. Sì, ok, va bene, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è probabilmente il gioco dell'anno del 2023. Ok, ho capito. Arrivederci. La qualità del capolavoro Nintendo però non deve farci dimenticare che questo inizio d'anno è stato scoppiettante per chi ama i videogiochi in generale. I primi sei mesi sono stati infatti pieni zeppi di cose che vale la pena giocare. E per questo motivo anche stavolta sarà particolarmente difficile indicarvi i 9 migliori giochi, oltre Zelda, che ci hanno fatto compagnia fino ad oggi. Seguiteci fino alla fine perché oltre ad alcuni ovvi blockbuster abbiamo inserito anche qualche chicchetta che ci permette di spaziare tra diversi generi e che forse non vi aspettavate. Ah, va bene, togliamoci subito il dente, anche perché la presenza di Zelda Tears of the Kingdom era talmente scontata che avreste potuto scommetterci 2 milioni di rupie. E proprio come è accaduto con Breath of the Wild, l'avventura realizzata da Nintendo ha settato nuovi standard per il videogioco moderno, riuscendo ad ampliare a dismisura le possibilità di una Hyrule uguale eppure così diversa da quella che avevamo conosciuto nel 2017. Magari può non piacervi, ma tra nuovi poteri, nuove abilità ed enigmi più impegnativi, questo Zelda è un must have indiscusso. È disponibile dal 12 maggio solo su Nintendo Switch. Tra campagna e contenuti extra, Diablo 4 vi divorerà una quantità smisurata di tempo libero. Certo, la struttura open world toglie immediatezza al gameplay e a un certo punto subentra anche un inevitabile senso di ripetitività, ma l'endgame stratificato e ricco di contenuti, il livello di personalizzazione e la varietà di missioni e boss della campagna ne fanno una tentazione quasi diabolica a cui farete fatica a resistere. È disponibile dal 6 giugno su PC, PlayStation e Xbox. Resident Evil 4 è un remake a un passo dalla perfezione. Il lavoro di Capcom rispetta quanto fatto nell'originale, ma riesce ad eliminare sistematicamente quasi tutte le sue debolezze legate all'età e alla trama. Il tutto anche offrendo ore di nuovi contenuti nella campagna principale e una qualità generale altissima in ogni singolo altro aspetto. Certo, uno shooting meno viscerale rispetto all'opera di Mikami potrebbe deludere in parte i puristi, così come la mancanza di Separate Ways ha il suo peso, tuttavia siamo davanti a un'opera da applausi che riesce a perfezionare ben al di là delle aspettative un titolo già eccelso. Da giocare assolutamente, che siate fan della serie o meno. Lo trovate su PC, PlayStation e Xbox Series X e S dal 24 maggio. Altro remake maestoso è quello di Dead Space. Sebbene le novità portate in termini di gameplay non siano enormi, Electronic Arts ci ha regalato un survival horror godibile da vecchi e nuovi giocatori. Graficamente superlativo, viene poi supportato anche da variazioni a narrativa, aree ed enigmi che rinfrescano, modificano ed evolvono l'opera originale. Spaventoso, impegnativo al punto giusto e al passo coi tempi, Dead Space è quindi assolutamente consigliato agli amanti del genere e a chi ama le avventure ambientate nello spazio. Lo trovate su PC, PlayStation e Xbox Series X e S dal 24 marzo. Uscito dal nulla come solo i migliori album di debutto sanno fare, Hi-Fi Rush fa parte di quella che è ormai una collana Microsoft composta da piccoli capolavori di originalità creativa che attraverso il Game Pass riescono a risplendere. Anche perché l'action confezionato da Tango Gameworks possiede talmente tante qualità da non poter essere ignorato. Da un lato è un'innocente avventura in stile cartone animato sul tema dell'amicizia e della cooperazione, dall'altro un sanguinoso action musicale pronto a punirti con un brutto voto ad ogni minimo errore. Una miscela irresistibile a cui noi non abbiamo posto la minima resistenza. È disponibile dal 23 gennaio su PC e Xbox Series X e S. Altra sorpresa di quest'anno, Dredge è la felice sintesi tra una semplice idea di base e gli orrori di un mare pieno di segreti, aberrazioni e storie dimenticate. Black Salt Games confeziona così un debutto clamoroso e capace di mantenere i giocatori all'amo anche dopo i titoli di coda. Percorrere infatti l'arcipelago virtuale è un'esperienza rilassante di giorno e piena di tensione di notte, anche quando la nostra barca è dotata di abilità speciali e di un armamento di tutto rispetto. Tra curiosità e paura, Dredge va vissuto senza fretta e con la consapevolezza che l'oceano, con le sue meraviglie e i suoi incubi lovecraftiani, è sempre lì fuori ad aspettarci. Lo trovate su tutte le console e PC dal 30 marzo. Il ritorno di Tetsuya Mizuguchi, questa volta accompagnato dall'artista Yugo Nakamura, non poteva essere più sorprendente, tanto che Humanity è forse il miglior gioco del creativo giapponese dai tempi di Lumines.
divertente, lungo e giusto, con tanto di editor, condivisione dei livelli e modalità VR. E poi è uno spettacolo. Lo sono queste catene umane, queste coreografie improvvisate mentre si è alla ricerca di una soluzione, queste cascate di corpi anche un po' tetre se non addirittura disturbanti, queste migliaia di persone che si sfidano a colpi di spade laser tra labirinti e cadute nel vuoto. E poi ci sono anche dei boss davvero inaspettati. Qui l'umanità si rimette in viaggio e il punto d'arrivo ci riguarda tutti. È disponibile su PC e PlayStation dal 16 maggio. Altra chicca è Pizza Tower, un succulento platform 2D che riprende i lati più strani dalla classica serie Wario Land. Guidare Peppino Spaghetti in livelli sempre più curiosi e folli è una delle esperienze più divertenti dell'anno grazie a uno stile delirante, giocabilità classica ma non stantia e una colonna sonora impeccabile. Se cercate un rimedio alla mancanza di quel sapore anni 90 nei vostri videogiochi, beh, Pizza Tower fa sicuramente per voi. Lo trovate su PC dal 26 gennaio. Ma torniamo in ambito AAA con Street Fighter 6, un gioco di cui c'è poco da dire, è semplicemente il miglior picchiaduro in circolazione. La nuova incarnazione della storica serie Capcom è infatti eccezionale praticamente in ogni aspetto. Il sistema di combattimento è profondo e stratificato, i tutorial risultano così completi da rappresentare una piccola enciclopedia del genere, le modalità single player occupano ore senza sforzo e l'esperienza online competitiva è già molto solida. Difetti trascurabili nel World Tour e un bilanciamento ancora da definire sono poca cosa di fronte a un titolo di questa spaventosa qualità. Lo potete acquistare dal 2 giugno su PC, PlayStation e Xbox Series X e S. E chiudiamo con un gioco mobile gratuito per gli abbonati a Netflix. Parliamo di Laia's Horizon, l'ultimo progetto di Snowman che prende il volo in maniera impeccabile. Caratterizzata da un open world ricco di contenuti e artisticamente meraviglioso, questa piccola perla è un'avventura piena di ispirazione e di libertà in cui si ha modo di scoprire un mondo del tutto nuovo grazie a un mantello che funziona come una prodigiosa tuta alare. E come dicevamo, è incluso nell'abbonamento Netflix. Lo potete giocare su iOS e Android dal 2 maggio. E per ora è tutto. Ma non temete, tanti giochi interessanti sono in arrivo anche nei prossimi mesi. Quali sono quelli che aspettate di più e cosa vi ha lasciato un segno indelebile in questo inizio di 2023? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su sito, social e ovviamente qui su YouTube. Qui accanto ora alcuni suggerimenti da guardare. Alla prossima!